20 giugno 2024. Leone, segretario comunale per l'appello. Ardissino Erminia. Presente. Presente. Filippi Bruna. Allora, l'amministrazione competente, visto l'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 200 del Consiglio Comunale, prima deve esaminare la condizione degli eletti, quali sussiste una delle cause di procedendo alla loro immediata chiamati pertanto il TUEL, l'articolo 10 della legge candidabilità alle elezioni provinciali 9, recante disponibilità, norma dell'articolo 1, detto decreto che sanziona lo svolgimento di incarichi ritenuti incompatibili dagli articoli 11 e 12 con le cariche di sindaco, consigliere, assessore del comune. Data lettura del verbale delle operazioni elettorali da cui risulta che sono stati proclamati eletti i signori sindaco Testore Giorgio, consiglieri comunali Bresciani Raimonda, Regis Maurizio, Grigolo Emiliano, Rametta Daniele, De Marco Francesco, Ardissino Erminia, Savio Giovanni, Carlino Piercarlo, Marchetti Diego, Bobba Stefano, Filippi Bruna e Caiazza Giulia, considerato che successivamente alla proclamazione non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di taluna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal TUEL e di incandidabilità dettate dall'articolo 10 della legge 235/2012 in capo ai consiglieri comunali appena eletti. Visto l'articolo 42 del decreto legge 18 agosto 2000 numero 267, visto lo statuto comunale, visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, propone al Consiglio di dichiarare l'eleggibilità dei signori sindaco Testore Giorgio, consiglieri comunali Bresciani Raimonda, Regis Maurizio, Grigolo Emiliano, Rametta Daniele, De Marco Francesco, Ardissino Erminia, Savio Giovanni, Carlino Piercarlo, Marchetti Diego, Bobba Stefano, Filippi Bruna, Caiazza Giulia. Comunico anche che è stata depositata la comunicazione del sindaco per il recapito degli atti in base all'articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale. Qualche osservazione? Possiamo andare alla votazione. La votazione sarà per alzata di mano. Favorevoli? Per controprova, beh. Astenuti? Contrari? Quindi all'unanimità viene convalidata. Direi di passare alla votazione per l'immediata eseguibilità. Quindi favorevoli, contrari, astenuti e quindi all'unanimità. Punto 2 riguarda il giuramento del sindaco, lascio lei. Allora, premesso che con la precedente delibera abbiamo esaminato le condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali neoeletti in relazione alle norme vigenti e deliberato la convalida di tutti i presenti e comunque di tutti i consiglieri proclamati, visto il comma 11 dell'articolo 50 del DLGS 267 del 2000 e successive modifiche, con cui è previsto che il sindaco nella seduta di insediamento presti davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, dato atto quindi di quella che è la normativa in materia, l'Assemblea consiliare in piedi partecipa al momento in cui si inizia con l'atto più solenne l'attività del Consiglio Comunale. Il sindaco in forma solenne pronuncerà il giuramento davanti all'Assemblea secondo la formula di rito che ora sentiremo. Tutti in piedi, tutti in piedi. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.
è finita qui. Quindi, chiedo a tutti in via straordinaria, visto l'evento che è successo nelle settimane scorse, come prima cosa volevo dedicare un minuto di raccoglimento a Chetti Perinotti, che è stata sindaco del comune di Cigliano. Abbiamo atto che è entrata anche la consigliera Ardissino, quindi abbiamo 13 presenti. Volevo, prima di continuare il consiglio, fare due precisazioni, due osservazioni, due pensieri. Signore e signori consiglieri, colleghi della Giunta, cittadine e cittadini, è con un sentimento di orgoglio e di forte responsabilità che oggi, da sindaco di Cigliano, ho giurato di osservare lealmente la Costituzione italiana, sulla Costituzione italiana, carta fondamentale dei diritti e dei doveri di ogni buon cittadino. La Costituzione è il nostro patrimonio irrinunciabile di democrazia e libertà. Sarà la mia, la nostra guida. Rivolgo innanzitutto un ringraziamento a chi ha partecipato a queste elezioni, a chi è stato eletto ed anche a chi non ce l'ha fatta. Mi rivolgo a quest'ultimi, di tutte le liste in corsa, invitandovi a continuare a fare politica e ad impegnarvi, nonostante la delusione di non essere riusciti nell'obiettivo della vostra elezione, perché l'impegno politico e civico è un valore aggiunto per il territorio e si costruisce giorno dopo giorno. Rivolgo poi un ringraziamento a tutti i dipendenti comunali per l'importante lavoro svolto nei giorni del voto ed anche per la collaborazione che ci è stata data in questi primi giorni di insediamento. Così come ringrazio i presidenti di seggio, segretari, scrutatori, forze dell'ordine per il lavoro svolto durante le elezioni. Ai cittadini che ci hanno votato, esprimendo una così alta percentuale di consenso nei nostri favori, va il mio personale ringraziamento e quello dell'intera maggioranza. Ma il mio ringraziamento è anche per coloro che hanno espresso un voto a sostegno delle altre liste e che saranno un ulteriore stimolo per il lavoro che ci accingiamo a svolgere. Il voto degli elettori ha fissato con il 51,81% in modo chiaro ed inequivocabile precisi doveri e responsabilità. Quello della maggioranza a governare e quello dell'opposizione non solo a controllare, la trovo riduttivo, ma ad essere motore di confronto, stimolo e di propositività. Da parte nostra, la campagna elettorale è finita il 7 giugno scorso alle ore 24 e di fronte ad un'opposizione costruttiva saremo disponibili al dialogo e al confronto, aperti a recepire proposte utili e per il bene di Cigliano, senza preclusione alcuna. La nostra comunità ha bisogno di ritrovare coesione, ha bisogno di sentire il calore della sua gente, ha bisogno di amministratori presenti e dialoganti, ha bisogno di nuove idee in cui credere e di persone che si battono per realizzarle. Ha bisogno di una prospettiva e di progetti su cui lavorare. Ridiamo tutti insieme, o almeno di chi ci starà, contenuto vero alla parola bene comune, troppo spesso abusata. Bene comune è tutto ciò che ci circonda, è la nostra cultura, beni individuali e collettivi, tangibili e non, che vanno tutelati e difesi perché siano a disposizione di tutti.
Coinvolgeremo quindi tutti, a partire dalle associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato, dai giovani ai meno giovani, nella ricerca continua di idee e soluzioni, che siano le migliori possibili per costruire una dimensione più vivibile e un tessuto sociale più ricco, aumentando il senso di appartenenza e di coesione sociale. Il tutto con trasparenza ed equità. Mi impegnerò personalmente, fin da subito, con determinazione e con l'umiltà di chi deve imparare cose nuove, perché il domani, che è già in cammino, sarà come lo vogliamo, fin da questo momento, perché il nostro impegno verso il domani inizia oggi. Grazie ed ancora a tutti l'augurio di buon lavoro. Passiamo al punto 3, la comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale. Faranno parte della giunta comunale Regis Maurizio, con deleghe sport, associazioni, sanità, informatizzazione, al quale è demandato anche il ruolo di vice sindaco. Grigolo Emiliano, con delega ai lavori pubblici, edilizia privata, ambiente, territorio, urbanistica, viabilità. Raimonda Bresciani, scuola, istruzione, servizi sociali, politiche giovanili, culture, tutela e benessere degli animali. E chiamo come assessore esterno Elisabetta Rossi al bilancio e patrimonio, che invito a sedersi qui con noi. Riservo al sindaco le deleghe per quanto riguarda l'agricoltura, commercio, frazioni, personale, protezione civili, rapporti con la minoranza e sicurezza. Collaboreranno con il sindaco Piercarlo Carlino per l'agricoltura e frazioni, Daniele Rametta, protezione civile e sicurezza. Collaborano con Maurizio Regis, Francesco De Marco per quanto riguarda lo sport e associazioni sportive. Collaborano con Emiliano Grigolo, Giovanni Savio per quanto riguarda ambiente, territorio, urbanistica e Daniele Rametta per quanto riguarda la viabilità. E collaborano con Raimonda Bresciani, Erminia Ardissino per quanto riguarda la cultura, servizi sociali e politiche giovanili. Grazie. Dovevo dell'acqua, ma non... Passiamo all'ordine del giorno, al punto numero 4, la nomina chiedo dei... con tutto il rispetto e la stima per Elisabetta Rossi, quale assessore esterno che conosco perché era stata già revisore dei conti in passato, chiedo a lei, signor sindaco, come mai aver inserito un assessore esterno e non del gruppo che si è presentato alla popolazione. Grazie. Grazie Bruna. La scelta è per noi molto semplice, nel senso che abbiamo dato priorità alle competenze e quindi, analizzando quello che era la nostra squadra, per quanto riguarda le competenze in materia di bilancio, abbiamo deciso di affidarci a un assessore esterno che conosce molto bene la materia, perché come ha detto lei ha fatto già attività presso gli enti pubblici. Grazie. Faccio una domanda anch'io, ma in lista con voi non avevate un direttore di banca che aveva già ricoperto l'incarico di assessore al bilancio? Sì, certo, ma è stata una scelta che ha fatto il nostro gruppo, concorde anche chi erano tutti i candidati con noi. Grazie. Grazie. Possiamo passare al punto numero 4, la nomina dei componenti della commissione elettorale comunale.
La commissione, lo ricordo, è composta dal sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti. Quindi sicuramente 2 di maggioranza e 1 di minoranza per quanto riguarda sia gli effettivi e i supplenti. Il voto sarà a scrutinio segreto, quindi la segretaria vi darà le schede. La maggioranza vota quelli di maggioranza e la minoranza vota quelli di minoranza. Ok? E quindi direi partiamo con la elezione dei membri effettivi. Prima di procedere al voto dobbiamo nominare e incaricare 3 scrutatori, di cui 2 per la maggioranza e 1 per la minoranza. Se c'è qualche volontario, Giulia. Quindi per quanto riguarda la minoranza, Giulia Caiazza. Per quanto riguarda la maggioranza, 2 volontari, Francesco De Marco e Daniele Rametta. Vabbè. Possiamo procedere, quindi l'urna. Andiamo a raccoglierle. Allora, facciamo prima la votazione per quanto riguarda i supplenti, anche qua vale la stessa regola, quindi 2 di maggioranza e 1 di minoranza. Allora, sono proclamati eletti come quali componenti della Commissione elettorale comunali, effettivo Giovanni Savio, Daniele Rametta e Giulia Caiazza, supplenti Francesco De Marco, Piercarlo Carlino, Diego Marchetti. Possiamo procedere all'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? All'unanimità diamo l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 5, definizione degli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'amministrazione competente, visto l'articolo 50,8 del decreto legislativo 267/2000, il quale testualmente recita: sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Visto lo Statuto Comunale, vista la relativa proposta formulata ed illustrata dal Sindaco, ravvisata l'opportunità e l'utilità di provvedere in merito, visto l'articolo 42 del decreto legge numero 267/2000, visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, propone al Consiglio Comunale 1. Di stabilire ai sensi per gli effetti dell'articolo 50,8 del decreto legge numero 267/2000 e successive modificazioni i seguenti indirizzi per la nomina, la designazione o la revoca dei rappresentanti del Comune di Cigliano presso enti, aziende ed istituzioni. Per la nomina e designazione, competenza specifica per grado di istruzione e per esperienza lavorativa o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'ente, azienda o istituzione. I rappresentanti vanno scelti preferibilmente tra i residenti nel comune. Quelli scelti fuori comune devono distinguersi per professionalità,
cultura o d'esperienza nell'attività dell'ente, azienda o d'istituzione. Per ogni rappresentante eletto deve essere allegato all'atto della nomina il curriculum che dimostri il grado di istruzione o l'esperienza lavorativa o professionale. Ogni rappresentante deve, all'atto della nomina, dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità per l'incarico e di conformarsi agli indirizzi dell'amministrazione comunale che rappresenta. Non possono comunque essere nominati rappresentanti presso gli organismi di che trattasi, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco, coloro che sono in lite con gli enti, aziende o istituzioni e coloro che sono titolari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi di tali organismi. Coloro che abbiano riportato condanna, che siano sottoposti a procedimento penale o che siano soggetti a misura di prevenzione per uno dei delitti specificatamente indicato dall'articolo 10 del Decreto Legge 235/2012. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni suindicate è nulla e l'organo che vi abbia provveduto è tenuto a revocarla non appena venuta a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Nella nomina o designazione dei rappresentanti si terrà conto delle pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Per la revoca, quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo e o non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento politico dell'amministrazione che rappresentano, quando non intervengono a 3 sedute del Consiglio di amministrazione dell'ente, azienda o istituzione senza giustificato motivo, per la decadenza, per decesso del rappresentante, per perdita dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale. Di dare atto che prima di procedere alla nomina il sindaco sentirà i capigruppi consigliari riuniti in apposita conferenza. Vi sono interventi? Allora, nessun intervento, possiamo passare alla votazione, anche qua votazione palese per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Punto 6. Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, designazione dei membri della Commissione preposta alla formazione degli elenchi. La Commissione è composta dal Sindaco, da un suo rappresentante e da 2 consiglieri, quindi un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. Anche qui la votazione è segreta, quindi la segretaria vi darà il bigliettino. Ciascun consigliere può esprimere al massimo 2 preferenze. Giusto per informare tutti, nel caso di parità di voti, per un'interpretazione che è stata fatta anche con la segretaria, si procederà al sorteggio. Chiaramente maggioranza, maggioranza e minoranza, minoranza. Anche qua manteniamo gli stessi scrutatori, se siete d'accordo, quindi scrutatori Giulia Caiazza, Daniele Ramette e Francesco De Marco. Quindi vengono designati quali membri della commissione preposta Erminia Ardissino e Stefano Bobba. La immediata esecutività? Sì, si può. Allora procediamo anche a votare per l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Contrari?
Astenuti? All'unanimità. Possiamo chiudere? Sono le 21:35, dichiariamo chiuso il Consiglio Comunale e grazie a tutti.